Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche di sabato. Quello di oggi sarà un video ricchissimo. Dobbiamo infatti parlare di un potenziale leak gigantesco di quello che verrà presentato nel prossimo Nintendo Direct, che vi ricordo ancora non è stato annunciato. Come al solito si tratta di speculazioni, anche se le fonti sono decisamente attendibili e c'è una buona probabilità che molto di quello di cui discuteremo possa anticipare i piani di Nintendo. Quindi, se non volete rovinarvi la sorpresa di quello che potrebbe essere annunciato nel Direct, il consiglio è quello di chiudere immediatamente il video. Io vi ho avvisato. Ringrazio Otoji Retro Games per sponsorizzare il video e anche tutti i Poreon che rendono possibile la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Poracci, ieri si è scatenato un vero e proprio putiferio di leak, un turbinio di rumor, ma sono contento di aver aspettato un po' per farci un video sopra, perché ora abbiamo un quadro generale molto più dettagliato e anche delle informazioni aggiuntive che potrebbero ridimensionare l'hype dietro a questi spoiler. Il tutto è iniziato quando il leaker Pioro ha annunciato su Twitter che entro 30 minuti avrebbe iniziato a sganciare delle vere e proprie bombe. A chi è questo Pioro? I poracci di vecchia data si ricorderanno di sicuro di questo nome, quello che potremmo identificare come uno dei leaker più attendibili e affidabili del momento. Se vi ricordate, infatti, Pioro ha fatto parlare tanto di sé nei mesi scorsi. Tra fine maggio e inizio giugno ha svelato l'esistenza di Everybody Want to Switch e di Sonic Superstars, e poi il 19 giugno ha centrato in pieno i due più grandi annunci del Direct di quel mese, spoilerando clamorosamente anche quale sarebbe stato il titolo del nuovo Mario in 2D, seppur non in maniera esplicita. E infatti in queste ore è tornato alla carica, ma ancora una volta quelli di Pioro sono indizi da decifrare. Il leaker ha esordito dicendo, traduco alla lettera, diciamo solo che i fan di una certa funzione MATLAB saranno felici per il prossimo Direct. Ci ha voluto un attimo per rendersi conto che questa funzione a cui si riferiva era quella di F0 e, apriti cielo, i fan di questa storica serie sono impazziti nel tentativo di capire che tipo di annuncio potrebbe essere in cantiere. Sappiamo per certo che non si tratta della riconferma dell'uscita di Maximum Velocity per GBA su NSO, è stato lo stesso Pioro a smentire questa ipotesi. Però fossi in voi non correrei troppo con la fantasia, e chi si aspetta un nuovo capitolo o una remaster in HD di F-Zero GX potrebbe rimanere deluso, perché è arrivato un altro tassello di un puzzle in continua costruzione. Pioro ha infatti ricordato, apparentemente senza alcun nesso logico, che fra un mese non sarà più possibile giocare a Pac-Man 99, visto che ne verranno chiusi i server. Ma perché uscirsene con questa affermazione? Beh, quando gli utenti hanno iniziato ad avanzare l'ipotesi di un F-Zero 99, Pioro ha messo like a tutti questi post, quasi a voler dire bingo, avete indovinato. Pensandoci bene, una rivisitazione in salsa Battle Royale di F-Zero o F-Zero 64 si sposerebbe benissimo con il gameplay originale dei primi capitoli della serie, però non vi nascondo che se la rinascita della serie si fermasse a questo annuncio, beh, per me si tratterebbe di una mezza delusione, un'occasione sprecata. Dopo anni e anni di silenzio, spero che un eventuale F-Zero 99, accompagnato dall'arrivo di Maximum Velocity, sia soltanto un antipasto, un apripista per vedere progetti più corposi legati a questo storico brand. Ah, e per favore Nintendo, se tiri fuori veramente F-Zero 99, ti prego, fanne anche una versione fisica. Ok, ora però decomprimiamo un attimo e prendiamo fiato. E passiamo a una conferma molto più verosimile, un qualcosa che in realtà ci aspettiamo tutti quanti. Un altro dei protagonisti di questo Direct sarà il gioco di Peach, quello annunciato a giugno e di cui ancora non sappiamo niente. Pioro, in risposta a un fan che chiedeva se avremmo avuto maggiori informazioni a riguardo, ha risposto positivamente. Di più non sappiamo e possiamo iniziare a fantasticare su cosa sarà in realtà questo titolo. Io ho anche qualche dubbio si tratti di un platform vero e proprio, perché l'impostazione da palcoscenico teatrale mi ha ricordato da vicino Paper Mario. Quindi vi giro la domanda, secondo voi questo gioco sarà un qualcosa di particolare oppure possiamo aspettarci una sorta di seguito spirituale di Super Princess Peach? E in caso, verrà finalmente svelata la vera natura dell'emozio scettro? Poracci, prima di passare alla vera bomba del giorno, vi ricordo che questo video è sponsorizzato da Otoji Retro Games. Sapete tutti quanti che sono un appassionato di retro gaming e collezionismo e proprio per questo sono felice di collaborare nuovamente con Otoji, uno dei migliori e-commerce in circolazione, e vi invito a dare un'occhiata al sito e ai suoi profili social perché vengono aggiornati continuamente con nuovi arrivi e offerte stra-interessanti. Ce n'è veramente per tutti i gusti, dai giochi loose fino ai pezzi più rari e ricercati, e se volete Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato e di permuta. Trovate tutti i link di Otoji in descrizione e
E mi raccomando, in caso, ditegli che vi manda Poro. Ancora un grazie gigantesco a Domenico e Otoggi per supportare il canale e andiamo avanti. Ma se con F0 si è scatenato il panico, con la pubblicazione di questa GIF è praticamente scoppiata la terza guerra mondiale. Dopo anni di rumor mai confermati, ecco che il leaker più autorevole di tutti sembra puntare su un ritorno di Donkey Kong. Sono almeno 2 anni che sentiamo ciclicamente la storiella del nuovo platform dedicato allo scimmione con la cravatta. Un giorno si tratta di un episodio in 2D, quello dopo in 3D, e poi si parla invece di un capitolo sperimentale, per poi cambiare nuovamente direzione. Solo una cosa è certa, che di questo fantomatico DK non abbiamo mai visto nulla e che se qualcuno di questi leaker è veramente venuto a conoscenza di qualcosa, si trattava comunque di un prototipo ben lontano dalla sua forma finale. Però vista l'importanza rivestita da Donkey Kong nel film di Super Mario e anche i piani di Nintendo di creare un'espansione del Super Nintendo World a tema DK, ci sta che prima o poi esca un nuovo titolo di Donkey Kong. Per questo la GIF di Pioro è stata accolta con un tale entusiasmo. Però qui vi devo dare una brutta notizia, o almeno devo cercare di aiutarvi a mettere in prospettiva questa GIF con altre informazioni che questa volta arrivano da Papa Gino, content creator che è in contatto con una fonte molto affidabile. Questa è infatti la stessa che in passato lo aveva messo in guardia sul Direct di giugno, avvisandolo della presenza di Super Mario RPG, di una qualche buona notizia per i fan di Daisy, e aveva anche alluso a Mario Elefante tramite un gioco di parole in inglese. Questa stessa fonte avrebbe ridimensionato nettamente le aspettative sull'annuncio a tema Donkey Kong, visto che, come riporta Papa Gino nel suo Discord, è stato riferito che l'annuncio di DK non è quello che pensiamo e che non è neanche una cosa così importante. Quindi qui si possono fare tantissime ipotesi diverse. Nintendo potrebbe svelare un nuovo film di Donkey Kong o magari presentare ufficialmente il nuovo parco giochi. State molto attenti con l'hype, non è detto che arrivi un nuovo platform. Voi cosa vi aspettate? Attenzione poracci, abbiamo un aggiornamento dell'ultima ora. Pioro ha iniziato a prendersi gioco di tutti i leaker mettendo in dubbio la loro credibilità. Il rumor su DK sarebbe stato lasciato volutamente vago per vedere quanti avrebbero abboccato tirando fuori l'idea di un nuovo platform. Ma secondo i recenti indizi di Pioro, a quanto pare si tratterebbe di un nuovo Mario vs Donkey Kong. E questo spiegherebbe anche l'invito di Papa Gino a moderare le aspettative. Probabilmente nelle prossime ore e anche nei prossimi giorni ne sapremo ancora di più. Ma non è finita qui, almeno potenzialmente. Papa Gino aggiunge infatti altri 2 dettagli che fanno volare. Innanzitutto è ancora convinto che ci sia un qualche tipo di aggiornamento riguardante Super Smash Bros. Ultimate, un qualcosa in grado di coinvolgere anche la sua linea di amiibo. E questo potrebbe essere qualsiasi cosa, la tanto vociferata nuova versione deluxe per accompagnare il lancio di una nuova console, o semplicemente l'arrivo dell'amiibo finale, quello di Sora. Ma per me la vera bomba è che Papa Gino afferma che Metroid Prime 4 è pronto per essere mostrato, manca solo il quando. Sta a Nintendo decidere quale sia l'occasione migliore per svelare, nuovamente, l'ultima grande esclusiva annunciata anni fa. Io non voglio farmi trascinare dall'hype, ma se devo immaginarmi un annuncio a tema Metroid, credo che si strutturerà con un nuovo teaser del 4, con magari una data di uscita prevista nel 2024, accompagnato dall'arrivo di una collection comprendente la remaster di Icos e Corruption, che verranno pubblicati per colmare il gap di attesa che ci separa dal quarto capitolo. Però non so se tutto questo ben di Dio potrebbe arrivare nel Direct di settembre. Anche sull'argomento Metroid aspetto di scoprire cosa ne pensate voi nei commenti. Io per ora mi fermerei qui, riportando quello che è stato condiviso da leaker, prima di lanciarci in speculazioni su altri argomenti, come la presenza o meno di Switch 2 e la lineup completa del Direct. Intanto aspettiamo che questo Direct venga annunciato ufficialmente. Vi ricordo che tutti i rumor puntano verso la prossima settimana, nello specifico il giorno sembrerebbe essere il 13. Insomma, potrebbe essere la giusta medicina per alleviare il dolore dettato dal rientro a scuola. Poracci, io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Vi auguro un buon weekend, mi raccomando riposatevi dormendo pioro tranquilli perché ci aspetta una settimana importantissima. Mentre siamo in attesa di annunci ufficiali, voi mi raccomando nerdate duro. Io sono il Poro Pioro, Michele Leak, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!
Comunque, io lo ripeto, tra poro e pioro ci sta solo una lettera. Fate voi. Poro, 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 poro.